Ammortizzatori sociali, pubblicato l'osservatorio IMSS con i dati di luglio 2024, perciò vediamoli nel dettaglio. Radio UCI Focus. In totale sono 36,6 milioni le ore di cassa integrazione autorizzate nel mese di luglio, in aumento rispetto alle 35,3 milioni di ore autorizzate a giugno e alle 28,6 milioni di ore autorizzate a luglio 2023. Nello specifico, le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni ordinaria sono state 26,1 milioni, circa il 4% in più rispetto a giugno, 25,1 milioni di ore. L'aumento è ancora più consistente rispetto a luglio 2023, quando le ore autorizzate sono state 18,5 milioni. La cassa integrazione guadagni straordinaria, invece, conta 9,1 milioni di ore autorizzate, di cui 5,9 per solidarietà, in diminuzione rispetto alle 9,5 milioni di ore autorizzate a giugno, di cui 6,8 milioni per solidarietà. In diminuzione del 3,7% anche rispetto a luglio 2023, con 9,3 milioni di ore autorizzate, di cui 2,8 per solidarietà. Per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni in deroga, a luglio 2024 non ci sono stati interventi autorizzati, mentre le ore autorizzate nei fondi di solidarietà sono in totale 1,3 milioni, in aumento rispetto a giugno 0,7 milioni e a luglio 2023 0,8 milioni. L'aumento interessa maggiormente il settore degli intermediari, ad esempio le agenzie di viaggio, immobiliari, di brokeraggio e i magazzini di custodia conto terzi, e il settore delle attività varie come i professionisti, gli artisti, le scuole, gli istituti di vigilanza e le case di cura private. Inoltre, l'osservatorio evidenzia che le ore autorizzate nei primi 7 mesi del 2024 sono in totale 6,7 milioni, in diminuzione rispetto alle 8,9 milioni di ore registrate nei primi 7 mesi del 2023. Infine, ci sono i dati sulla disoccupazione NASPI di marzo 2024, che contano 1.069.000 beneficiari, il 5,9% in meno rispetto a febbraio 2024 e l'1,8% in meno rispetto a marzo 2023. 1.089.000 beneficiari. E per ora è tutto, al prossimo Focus!